stabili, ovvero di tutte quelle formazioni erbacee che non hanno subito disossamento, aratura o erpicatura e che vengono gestite attraverso lo sfalcio o il pascolo. Sono costituiti da un numero elevato di specie vegetali erbacee, alcuni presenti solo in regione. Appartenendono a numerose famiglie, la più importante delle quali, almeno dal punto di vista naturalistico, sono le orchidee. In questo intervento capiremo meglio di cosa si tratta, il perché della loro importanza e la necessità della loro tutela. Quindi chiamerei sul palco il dottor Roberto Pizzutti, ambientalista, laureato in agraria ed è regista del Salve, allora vorrei dire che sono l'autore del film, però regista è una parola grossa, quindi io faccio un mestiere sì di competenza naturalistica. Sul testo ci ho pensato tanto e anche lavorato tanto, perché sono 30 anni di lavoro e 40 di pratica proprio su queste cose. È un documentario che si chiama Incanto d'erba, perché si capisce perché. È urgenza, l'urgenza deriva dal fatto che dobbiamo sfruttare ogni minuto che abbiamo per evitarne la distruzione, nel senso che nei 3 mesi di proiezione già ho osservato 3 dissodamenti, altri me li hanno riferiti, per cui è veramente una cosa da fare con urgenza. E quindi è un documento di bellezza, è molto tecnico, per cui se qualcuno si aspetta la poesia non ne trova tanta, salvo quella delle immagini, che la natura è poetica di suo. Però quello che mi interessa prima di tutto è che non sia un diversivo, un passatempo alla National Geographic, cioè io spero che vi colpisca per diventare parte attiva, una parte attiva nella conservazione di queste superfici, perché qui intorno a Montreale ci sono anche belle superfici, ci sono per fortuna i corsi d'acqua che impediscano l'attività umana troppo intensiva. Ecco, però il complesso della pianura friulana è stato praticamente dissodato. E quindi, come vi dico, ce n'è poche di superfici, i singoli cittadini dovrebbero farsi parte attiva ad individuare, tramite l'inventario che si può scaricare da internet, individuare i prati intorno alla propria abitazione o alla zona dove si va a passeggiare, e quindi a quel punto verificare che non vengano dissodati, parlare con gli agricoltori, tutti quanti quelli che ci sono attorno, perché qua io spero che ci sia, alzi la mano se c'è un agricoltore. Ecco, i principali destinatari del messaggio mancano, per cui siete voi che dovrete fare da tramite a portare il messaggio che i prati sono tutelati e quindi c'è una norma che li tutela, ma anche dei soldi. Fra l'altro il 60% del bilancio europeo è per l'agricoltura, quindi se nei 20 anni di legge abbiamo visto solo scomparire, abbiamo visto poco ricostituire prati, ecco, quello dobbiamo pretendere un cambiamento che possiamo iniziare noi personalmente, ma lo possiamo chiedere alle amministrazioni comunale e regionale. E quindi spero che vi serva, che anche il mio esempio di girare a Trottola ieri sera, a Ronchi dei Legionari, oggi qua, poi a Buia, poi a Remanzacco, anche 2 proiezioni al giorno, io potrei starne quieto a fare altro, anzi devo cambiare il contratto dell'Enel che mi costa di più di quello che dovrei sostituirmi, però adesso in questi 4 mesi mi dedico a questa cosa, quindi non chiedo ovviamente a nessuno un impegno del genere, ma quel minimo nel tempo della passeggiata mi auguro che possa essere destinato. La mia amica Bruna, che anche lei ha tanta esperienza di prati, mi ha detto: cosa resta a voi dopo questo film, no? Quindi spero che non sia una roba che entra da un'orecchia e esce dall'altra, da un occhio esce dall'altro, ma che ci faccia rendere partecipi, perché c'è bisogno. Io penso alle scuole come elemento, come si può dire,
per divulgare la cultura scientifica, però finché quando saranno adulti questi bambini che andiamo a istruire potrebbero essere già spariti i prati se noi adulti non li conserviamo tramite azioni personali, ripeto, o amministrativa delle amministrazioni. Quindi non dico oltre, partiamo col film che dura un'ora e due minuti. Urgenza anche non aver messo ancora una voce umana, ma c'è una voce sintetica che però più di qualcuno ha chiesto chi è che ha messo la voce, perché per fortuna è abbastanza buona quella esistente, però certo può essere considerata un altro difetto. Grazie, scusate per la...